Allora, ci siamo oggi puntata pre-prenatalizia, nel senso che la prossima dovrebbe essere quella del 24, martedì 24 prossimo, quindi sarà proprio quella natalizia. E quindi ecco, nel senso, com'è? Transizione. On the train and a station with plasticine porters with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile. A girl with kaleidoscope eyes. Lucy in the Allora, benissimo, dunque, in questa puntata del risveglio muscolare alcuni pensieri, considerazioni, teorie, riflessioni, eccetera, eccetera, sulla tematica natalizia, non intesa come sempre da tutti, che bel momento in cui ci vogliamo tutti più bene, quell'altro. Ma come il disturbo che può provocare le festività natalizie a chi già di suo
tende un po', diciamo, alla depressione, non nel senso proprio patologico da DSO o da classificazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'OMS, ma quel senso un po' di malinconia, magone, che molti di noi hanno in qualche modo, perché diciamo che ogni anno, per esempio, parlando di me, ma penso che è condivisa da molti, poi parlando, anzi, la pensano tutti quasi o quasi come me, diciamo, sul tema, in qualche modo, un po' quel senso di, detto alla ternana, di scoglionamento, dovuto, all'atmosfera natalizia. Il che di solito si congiunge astralmente con il fatto che le ore di luce diminuiscono sensibilmente, quindi già alle 4, 4 e mezza è notte, specie diciamo in alcune vie più scure in cui i palazzi limitrofi impediscono l'accesso del sole. Appena arrivano, pa, il sole rifà capolino dall'altra parte dei palazzi alti, quindi uno lo vede quel quarto d'ora, 20 minuti e poi basta, in qualche modo, no? No, mi ero stupito quasi fino più o meno a questo momento che quest'inverno, appunto, con la diminuzione delle ore di luce, non avessero ancora influito negativamente sul mio stato psicofisico, mentale, in qualche modo, ma proprio andavo avanti come se non me ne fregasse niente, in qualche modo, quindi indifferente al fatto che ci fosse il sole, la pioggia, le nuvole, il giorno, la notte, mo c'è stato qualcuno che fa gli elenchi, così, insomma, però ecco. Così come il Natale ancora, no, vabbè, le bancarelle da qualche parte, però non prendeva questo magone cosmico che invece tutti gli anni, quindi mi iniziavo un po' a preoccupare perché né diciamo la diminuzione delle ore di luce né tantomeno l'atmosfera natalizia avessero quest'anno, a differenza di altri 4, 5, 6 anni precedenti, influito negativamente appunto sul mio umore ancora. Poi che è successo? È successo no, insomma, magari questo era perché ancora nella via in cui lavoro, in cui siamo situati, in cui c'è anche qui il bar bla 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 che ci ospita, non avevano ancora montato le lucette di Natale, quindi è scuro e basta, non vedi quello scintillio di luci e alla fine, capito, non te ne accorgi quasi che è l'atmosfera natalizia e quindi tutto prosegue. E poi vabbè, insomma, un po' montano le luci, un po' accadimenti vari, un po' i discorsi che ti fanno le persone, soprattutto, no? Perché tu magari stai lì bene, tranquillo, poi ci stanno quasi i vampiri energetici che invece il loro tasso di scoglionamento natalizio te lo devono far sentire, tu parlandoci perché magari non te ne vuoi andare via, in qualche modo te lo fanno rivenire, quindi eccoci, ci siamo arrivati sia al Natale sia al mio appuntamento annuale con il Natale tutti gli anni, in qualche modo un po' più giù di corda, ma è normale, passa tutto e via dicendo, e quindi ecco una puntata un po' più soft in qualche modo. Allora, prima notizia bella, sicuramente in tema con questo argomento, c'è sicuramente le dichiarazioni di Vittorio Feltri. Mi capita sempre più spesso Feltri, all'inizio quasi mi ricordo da ragazzino, insomma, l'odiavo, Feltri attento, insomma, stavo a diventare un terrorista solo per far fuori Feltri quando c'avevo intorno ai 16-17 anni, poi dopo non ci ha avuto modo, quindi ecco, e dopo invece andando avanti con gli anni tu capisci anche che in alcune cose, anche paragonandolo ad altri, man mano un po' inizia a invecchiare tu, insomma, inizia a essere più tollerante, poi a Natale siamo tutti più buoni, anche Feltri inizia in qualche modo a dire però è un essere umano anche lui.
E tante volte ti trovi d'accordo proprio con quello che spara giù senza guardare in faccia a nessuno. Allora, Vittorio Feltri, del Natale non me ne frega niente, dice. Poi aggiunge pure il momento più bello quando se ne vanno tutti. Proprio così, proprio. No, un po' di dissimulazione, magari in qualche modo. Attieni di sempre, come diceva Cartesio, alla media delle opinioni comuni. Almeno non le dico con nessuno. Lì nella media, Cartesio, capito? Cartesio applicato alla politica in qualche modo diceva questo, per esempio. No, ma Cartesio, vabbè, poi l'unica cosa buona che ha fatto sono i grafici cartesiani, che sono tanto utili se li fanno studiare bene, perché invece se inizi devi, come fai alle superiori, no? Dati 2 punti, così qual è la retta che passa per i 2 punti? L'unica retta, a che te serve? Non te lo spiegano. Se te lo spiegassero, che servono anche per previsioni statistiche di economia, eccetera, magari te lo farebbero interessare di più. Ma tant'è, però ecco. Però no, a differenza di Cartesio, Vittorio Feltri proprio dice in faccia quello che pensa a tutto, tutti, tutte, tutti quanti, così sempre, e praticamente dice, ecco qua l'articolo, leggiamo l'articolo preso da Huffington Post, che spesso dà queste belle notizie, quindi leggiamo tranquillamente una puntatina soft, ecco. Il giornalista senza peli sulla lingua è intervenuto a Un giorno da pecora su Rai Radio 1 e ha parlato del suo modo di vivere le feste, che è comune a quello comunque di tante persone, penso. Vittorio Feltri è senza peli sulla lingua anche quando si tratta di parlare delle feste, anzi, soprattutto, aggiungo io. Infatti è intervenuto Un giorno da pecora su Rai Radio 1 con conduttori, eccetera, ha parlato del suo modo di vivere il Natale. Il Natale non me ne frega niente, mi annoia da morire. Certo, no, perché comunque non è che poi fai surf tutto ghiacciato, eccetera, concertoni all'aperto non ci stanno, non so, insomma, non faccio nel modo più assoluto regali, ma questo è perché a tirchio, per risparmiare, secondo me, regalo ai miei familiari ogni giorno qualcosa. E non mi piace nemmeno riceverli. Invece il 24, il 25, il 26 no. E poi l'idea che non debba lavorare e sia obbligato a stare in casa con i miei familiari mi getta nel più tetro sconforto. Proprio, ma questo, cioè, proprio sembra ce l'hanno messo, gliel'ha ordinato il dottore, capito? Da averci questi familiari qua. Uno trova quello che piglia, sarà, non lo so, boh. Ha le idee chiare Vittorio Feltri, che pungente come sempre aggiunge: ognuno faccia quello che vuole, basta che non mi obbligano a dire le preghiere davanti al presepe. No, uno si aspettava Feltri, capito? Un uomo di destra valoriale, invece no, è laico, vedi? Così le preghiere davanti al presepe, no. A Natale si mangia bene e capirai, io mangio pochissimo, in 20 minuti ho finito e basta. Vabbè, anche questo mi ricorda un po' la mia cena frugale, ma davvero, un po' mangio di più quando scappo, insomma, vado a cena di qua e di là con gli amici, i festoni, e lì stai, capito, in 2 persone, così mangi frugalmente, eccetera, è vero, c'ha ragione. Agli SMS di auguri non rispondo nemmeno, tanto mi infastidiscono e mi irritano. E qui c'è un'altra cosa, perché invece c'è, sta girando anche su Facebook un po' tante cose, uno screenshot, si dice, poi bisogna vedere se è vero o costruito, di in qualche modo una persona che su WhatsApp mandava, no, questo messaggio: tanti auguri ai cari, a te e tua famiglia, che questo Natale ti porti un mondo di pace, amore, bene, se conviene, eccetera, con tutto un alberello disegnato così. E quello sotto gli rispondeva: senti, capiamoci subito, non iniziare a rompermi le palle, più o meno. E invece qui lui non risponde, anche più Feltri, anche più in qualche modo, c'è, cioè, anche più savoir-faire di tante persone. Quando gli chiedono come vive il Natale in famiglia e se i suoi cari si rechino in massa per festeggiare a casa sua, risponde così: purtroppo sì. Il momento più bello è quando se ne vanno tutti. Facciamo una cena il 24 sera con tutti, in modo che il 25 siamo solo io e mia moglie. E non gli sta bene manco quello, secondo me, giusto?
Con lei sto bene, no, anzi, no, con la moglie c'è anche un atteggiamento rispettoso, mentre con tutta la marmaglia mica tanto, cioè, ecco. Poi no, il giornalista non risparmia neanche l'allegra presenza portata dai nipotini, sono proprio quelli che rompono le palle di più. Io vorrò vedere i nipoti di Feltri con un nonno così come cresceranno, insomma, o se danno al giornalismo anche loro, oppure, capito, iniziano a darsi proprio alla criminalità organizzata per il trauma infantile ricevuto. Non chiederei mai di non portarli, ma se mi chiedete se sono felice di avere i nipotini, non posso dire di sì, insomma, è un uomo sincero. Poi l'ultima stoccata di Vittorio Feltri è riservata al Capodanno, considerato ancora peggiore di Natale. Peggio ancora! C'è zecca. Ci sono anche i botti che mi spaventano i miei gatti. Qui è un captatio benevolenze a favore degli animalisti, circa, va bene, sicuramente. Il 31 dicembre vado a letto verso le 22:30, come sempre. Ecco, no, 22:30 si va a letto, no? Un po' di riflessioni, no? In qualche modo, no? Così, perché io, sinceramente, no? Il fatto, i giorni proprio il 24 e il 25, già il 26 forse uno si salva, il 24 e il 25, no? Tu vedi che non c'è niente da fare fino alle 11, perché la gente fino a quell'ora è chi va a messa, è chi sta con i familiari, così, uno che sta lì da solo, manco dicevo, vado a cena fuori. Dove vai a cena fuori il giorno di Natale? Quindi niente, mangio a casa e come Feltri alle 8:20 è già finito. Poi se vuoi fare qualcosa in giro c'è sta mediamente alle 11:40, mezzanotte, che dici vabbè, mo sono rientrato a casa, devo riuscire. È un altro stress ulteriore, serve secondo me una riduzione degli stress. E quindi ecco, il 24 e 25, infatti anch'io la penso come Feltri. E poi no, il 31 lì, per esempio, sul 31 io proprio un libero sfogo oggi, tanto è giornata, è puntata soft, faccio il 31 dicembre. Allora, un conto dico sempre, no, anche parlando con le persone, forse anche su tutti questi discorsi con persone incontrate che mi hanno poi, in realtà sono stato io anche che ho parlato e che ho riesumato cose del mio passato, no? Uno, capito, quando c'ha una ventina d'anni, così se va tanto, i megagruppi a casa di qua, di là, insomma, eccetera. Mo, praticamente di solito ci stanno i locali con i cenoni a 70-80 euro. Praticamente cene di gruppo a 70-80 euro. Poi per mangiare magari davvero qualche cosa così a buffet che finisce tutto. Ma io ho pagato, ma wow, c'è sta gente lì tutti a mangiare, non fa tempo a pigliare una cosa. Magari avevi occhiato una tartina invece di pigliare l'unica cosa che non avresti mai mangiato il resto dell'anno. Cioè diventa una tragedia, capito? Perché spendi tutto sto botto. Poi io posso capire, guarda, questi 70-80 euro. Ora io posso capire pure che a Capodanno costi tutto leggermente di più, in ordine comunque del fatto di disturbare la sera del 31 chi lavora nella ristorazione e che magari è costretto, insomma, a lavorare lì. Comunque si chiede uno sforzo, quindi un incentivo, però a costare più, qualcosa di più. Ma il ricarico, no, cioè non è che da cash and carry il 31 pomeriggio i ristoratori la roba gli costa di più, la pagano sempre uguale, però ci fanno un ricarico del 400, dell'800%. Allora no, io capito, non mi sembra giusto, non è che quei soldi sono giustificati, i soldi in più sono giustificati perché mangi bene, no, mangi anzi più spesso più a cazzo. Poi, non è tanto per pagare chi lavora nella ristorazione, no, quello sì, un pochetto di più, ma è proprio, è una speculazione, insomma, così, ecco, quindi. Poi, ecco, quindi, no, magari uno mangia a casa, in realtà non c'ha tanti famigli, una famiglia grossa, insomma, è solo come un cane, mangi due bocconi, è finito, dopo che fai? Giri per Terni, così.
fino a una certa, te trovi gruppi d'embriachi, perché se scatena dentro Terni di tutto e di più, è il 31, tutti disadattati, vengono dalle montagne attorno, dalla periferia, qualcuno ci piglia pure l'aereo, secondo me, proprio, c'è il servizio, una vetta, resto del mondo, Fiumicino, Fiumicino, un'altra navetta dopo l'aereo e ti riporta e quindi proprio, capito? Quindi giri da solo dentro la città, trovi gente che si tira le bottiglie, che so, con l'antri disadattati come te, che non hanno una casa normale in cui festeggiare, magari, però sì, tu si disadattato, disadattato anch'io, però capito, cerco almeno fino a prova contraria, non è che mi metto a tirare le bottiglie, capito? Quindi è un po' un problema. Poi bello, dopo mezzanotte l'ingresso, anche dove si spendeva lì, così è gratis, cioè proprio a primo della serie, vabbè, dai, pure i pezzenti entri, insomma, primo li cancelli ai porchi, non c'è, cioè, la giornata più classista del mondo, secondo me, il 31, e quindi ecco, io a volte. Sono parecchi anni che non esco e a volte ho battuto pure feltri. Anche alle 22:10 stavo sul letto. Magari il segreto comunque è comprare, faccio così, compro delle praline contenenti mandorle all'interno, ricoperte da cioccolato, appunto a formare una pralina. Praline di cioccolato con dentro le mandorle. E lì, capito, 2 euro, 3 euro, un pacco così grosso, e lì proprio la bomba calorica, il 25 e il 31, è tappa fissa, insomma, quella lì che le vende mi conosce, cioè, sa che proprio io là, il 24 verso le 6:30 e il 31 più o meno verso quell'ora, cioè, se non mi vede manda i fiori là a casa, insomma, che è successo qualcosa, se non mi vede, proprio questa qua che mi conosce proprio sempre, io vado a comprare le praline ripiene, ormai da anni così. Allora, va bene, queste sono le considerazioni un po' così, diciamo, sul Natale, quindi ecco, già ha preso mezza puntata, diciamo, bene bene. Perché le cose sono poche, non so, tantissime, quindi ecco, non si è capito, sto un po' così, come mentana quando non è pronto il servizio, non è pronto niente, eccetera. Mettiamo qualcosa di forte. No, ma anzi no. Allora, proprio con questo clima, vediamo un po' qualcosa del genere. Ok, sì, questo c'entra molto perché inizia con erano le vacanze di Natale. Жизнь имеет две возможности. Первая – американская. Это всегда риск, как играете в покер. Другая – русская, интеллигентная, как играете в шахматы. Erano le vacanze di Natale, è l'anno di quel freddo micidiale. Il mio Peugeot col gelo arrancava, tossiva un po', partiva e si fermava. Mi superò uno col 50 nero, lo vidi che rideva, son sicuro, dall'alto del suo 50, sia di me che del Peugeot. Così tornai a casa un po' umiliato, col ghiaccio che dal chiodo era entrato in profondità nel mio orgoglio ferito. E allora che al volo realizzato il rischio di passare la mia vita sopra un Peugeot che arranca in salita, mentre uno con il 50 ti sorpassa, rideva.
va e tutto va come deve andare, o perlomeno così dicono, e tutto va come deve andare, o perlomeno me lo auguro. Se ne andò il tempo delle mele ed arrivò l'inferno delle pere, amici che non avrei più rivisto, sbattuti là, scaraventati in pasto a una realtà che qualche anno dopo avrebbe già riscosso il suo tributo da sola o con le quattro letterine magiche. E c'erano quelli già sistemati, società, temuti e rispettati, guardavano con schifo malcelato persone con cui avevano vissuto. Non era più il tempo di parlare con gente che era così inferiore, ridendo di un peso in salita che non ce la fa. E tutto va come deve andare, o perlomeno così dicono, e tutto va come deve andare, o perlomeno me lo auguro. E siamo qui ai piedi di una strada che sale su, ripida e dissestata, la chiamano età della ragione, ci passano miliardi di persone, io spero di poterla fare tutta, guardare giù quando arriverò in vetta, anche arrancando come quel vecchissimo peso. E tutto va come deve andare, o perlomeno così dicono, e tutto va come deve andare, o perlomeno me lo auguro, e tutto va come deve andare, perlomeno così dicono, e tutto va come deve andare, perlomeno me lo auguro. Ok, allora un'altra notizia, sempre dopo così questa struggente canzone di Max Pezzali, un'altra notizia che riguarda anche qui in qualche modo tutto quello che è un po' la misantropia, la sociopatia, eccetera. Proprio oggi mi piglia così, insomma, consenti le notifiche, consenti, ok, tutto in sito. Cioè, allora, arriva dall'inverno l'idea del maglione perfetto per chi odia il freddo e le persone. È apparso questo articolo su Social App. Allora leggiamo l'articolo, in realtà no, è di 3 anni fa questo articolo, però siccome un po' c'è questo clima di screzio, di in qualche modo di sociopatia che circonda il Natale, c'è chi, ecco, che non c'aveva niente da fare su questi siti, rimette ogni anno la stessa notizia, insomma, viene rimandata da altre parti, però sono risalito alla fonte originaria che è di 3 anni fa in realtà, e poi forse c'è anche qualcosa in realtà da dire dopo. Allora,
Se sei una persona introversa che non ama particolarmente interagire con gli altri e odi il freddo, questo è il tuo giorno fortunato. Interrompiamoci, forse che è arrivato un amico. Eccolo. Dai, entra. Dai, certo. Allora, eccoci, c'è pure Giulio, è arrivato. Oh, bene. No, non ti ho chiamato perché oggi era un po' una trasmissione così, un po' no, sopra le righe, un po' di malinconia, natalizia, così Malinconia, Natale è allora. festa, che fai te Festa, no, mi ha malinconizzi? detto, abbiamo letto di Feltri, che ha detto per me Natale non me ne frega niente, La vedo l'ora che Feltri? si arriva. Sì, Feltri, ha Ma come era detto così, tutto... insomma, ecco. Praticamente niente, adesso stavo leggendo questa notizia del maglione perfetto per chi odia il freddo e le persone, non so se l'hai visto te, Ah, sì, ho insomma. capito, quello che te copre Sì. tutto. Sì, praticamente copre tutto, poi vai, sbatte, non si sa. Se sei una persona introversa e non ama particolarmente interagire con gli altri odi il freddo, questo è il tuo giorno fortunato. Abbiamo trovato un'alternativa che unisce la poca voglia di socializzare al vostro bisogno di entrare in letargo in inverno. Proprio ecco, qui è moda e costume e società, rubrica. Vi presentiamo Leave Me Alone Sweetheart, creato da Ruth Grace Wong. Questa maglia anticontatto umano è proprio quello che sembra. Sostanzialmente è un maglione a collo alto e progettato per le persone che vogliono essere lasciate in pace, oltre che in un indumento estremamente caldo ed elegante, cioè essere sociopatici con eleganza, importante. Sì. Ruth ha dichiarato che stiamo parlando di una presa di posizione verso chi ci circonda e non di un capo funzionale. Infatti è disfunzionale totalmente, in quanto una volta rialzato il collo e coperti gli occhi non si vede assolutamente nulla. Ma è permesso, sarà permesso andarci alla guida, insomma, con Quello sto speriamo di coso? no, Ma no, quello se... se sei sociopatico, sei sociopatico da capo No, se te lo però metti se mentre non c'è guidi. una legge specifica che vieti di andare in macchina con questo cavo, c'è cioè un vulnus legislativo, quindi se lo impegna il Parlamento, ma il Parlamento adesso Adesso andrà in vacanza. la legge non ha vietato di guidare coi piedi, però tutti hanno il buon senso di non guidare coi piedi. No, quello è un buon senso, invece se Quello voglio far capire, dopo ma la è... Capito com'è? mancanza della vista, no? È solo il piccolo prezzo da pagare per sentire il benessere del totale isolamento. Sa questione dei punti di vista, insomma, tutto sa punti di vista. Il mondo è bello perché è È variato. variato, No, no? variegato, è variegato. No, no. Questo straordinario maglione per sociopatici è convertibile in tre modi: poggiato sulle spalle a collo alto e con la zip sul viso, perfetti in quei giorni in cui ogni essere umano sembra davvero intollerabile. Se vi state chiedendo come sia possibile mettere le mani su alcuni di questi maglioni, sarete felici di sapere che potete crearvelo da soli seguendo il video tutorial. Quindi, seguendo il video tutorial, create questo maglione che non vedete più persone, niente, vi mettete poi alla guida, così Guidate insomma. intaccati, vabbè, Drink però. and drive, insomma, ci fanno. Come si chiamava la canzone? Quale? Vediamo se la troviamo. Aspetta, troviamo la canzone e mettiamo questa. A me Eccolo mandava qua. bene più che altro carro di Allora, un'altra. bella anche questa, andiamo qui, vediamo se la troviamo. Drinking and driving. Ok, andiamo. Five, I'm in the pub, 6 o'clock on
Allora, rieccoci. Il qui presente Giulio parlando del più e del meno, eccetera. Mi voleva mettere una notizia lui, allora, allora, responsabilità, me la so io. Allora, ecco, a Verona, l'ITIS di Verona, per salutare l'ultimo giorno di scuola prima di Natale, hanno intonato un coro da stadio dedicato a Gesù Bambino, tutti col cappello di Babbo Natale. L'iniziativa che è risultata divertente anche tra gli insegnanti, è diventata virale sui siti dei tifosi. Mo adesso guardatevi, posso mettere un attimo il coro? Beh. Ma i tifosi di Gesù Bambino, no? I tifosi del... no, è risultata tra i tifosi dell'Hellas Verona, Verona sì. E il Chievo Verona. Maggio, Verona e anche della Virtus Verona, Verona c'è le squadre, la maggioranza per... aspetta, me la cerco subito. Vi faccio sentire il coro in diretta. Coro Gesù Bambino. No, proprio l'ultimo giro di scuola. Se lo trova. Fall Music Day è questo. No, perché no che... Non si trova. No, lo trovo perché l'ho pure mandato a un po' d'amici, amiche. Allora guarda, te sulle attività, no? Di solito si fa così, vedi, su. Ma giro, vedi. Gesù Bambino. Internet ci fa, internet ci ammazza. Tifosi. Aspetta, mettiamo Verona che forse. Guarda, purtroppo poi, allora, da umbro di sangue veneto abruzzese, difendi i veneti che tante volte uno pensa i cori razzisti sono chiusi, ma in realtà i veneti, va sicuro, sono persone molto che hanno un grande senso della gogliardia per quanto riguarda. Cose scherzose, scherzi, paradossalmente sono pure sono i terroni del nord perché al di là de... Ma dove sei? Oh, è bello che quando cerchi la notizia non si trova mai. Posso fare una cosa? Guarda, fidati di me. Allora andiamo ci manderebbe. Eccolo qua, eccolo. Trovato, a questo. Litis G. Marconi di Verona. Ah. Eccolo qua. Ok, metto così. Siccome uniti si hanno creato delle batterie apposta per non tenere gli alberi attaccati, quindi tenevano in mano gli alberi con le batterie, capito? Batterie per non tenere gli alberi, attaccati. Dai curi, però invece di attaccare l'albero con la spina, avevano fatto delle batterie apposite perché almeno potevano portare per l'istituto l'albero di Natale con luci accese. Cioè no, è comodo se lo devi portare in giro, ma se lo devi tenere fermo, invece dopo No, il coro e poi lì è una cosa che, d'accordo tra tifosi, nonostante le rivalità, anche ideologiche, calcistiche, è la Sverona, Chievo Verona, Virtus Verona e Famo tutta questa cosa tutti insieme. Complimenti a Litis e Guglielmo Marconi di Verona. Allora, due notizie sull'anziani, perché succedono sempre anziani così. Allora, qui no, due notizie, no? Un'anziana signora si laurea a 87 anni e con una tesi scritta interamente a mano. Me coglioni. Ma perché non c'aveva. Non era capace oppure no perché la calligrafia è importante? Io ho la mano destra mezza paralizzata, manco me la posso muovere, ma c'ho pure problemi di scrittura. Allora, l'anziana, non scrivi tu così. Sì, no, con il computer, come questa non potevo utilizzare il computer, no? Allora, con una tesi scritta interamente a mano, quindi, tra di me, no, ma mi chiedo, no, perché, cioè, nel senso, poi basta che.
doveva scrivere bene, se no ti immagini c'era la commissione, se scriveva zampe di gallina non ci si capisce niente, no, però questa vedi, cioè, aveva 87 anni, insomma, pensava alle cose serie, poi invece ci sta sempre a chi la stessa età pensa solo a divertirsi, no, per esempio quest'altro, questa notizia su Fidelity News, che è dell'anno scorso, anche qua, però ogni tanto che notizia la ripropongono a scaglioni regolari, però la diciamo perché io l'ho vista come nuova all'inizio. Ottantenne, è un arzillo signore ottantenne che fa l'amore con la sua badante, lei ha un infarto e muore, insomma non è tanto allegra così. Vabbè, insomma, no, infatti no, un po' lugubre. No, ma lo sai che mi ha ricordato, non c'entra un granché, però mi ricordavo praticamente su un paesetto dove stavo un attimo, no, c'è stava praticamente pure, vedevo sta scena con una che trasportava su una carrozzina appunto quest'altro, con lei che era rimasta ferma così e quell'altro lì che sembrava morto, insomma. Poi so quelle scene che te succedono cose in giro di sto tipo e non riesci a capire mai, cioè sono troppo strane, non capisci che sta succedendo e rimani quasi paralizzato. Invece dopo sono arrivati lì con paesani del posto, mi hanno spiegato quello che era successo. Era praticamente la badante 75enne che gli stava a prendere in corpo mentre trasportava l'anziano che guardava, che ce n'aveva 92, che pure lui o era proprio così, stava più male. Per dire, insomma... Poi che è successo? No, oggi è un po' tutto negativo, così. Abbiamo parlato l'altro giorno di questa qua che girava con un procione per Milano. Così. Un procione, sì. Allora, guarda, no, vediamo. Intanto, perché... No, andando a scuola Facebook, che mai lasciare Facebook acceso nei luoghi pubblici, no, dopo certo. Sanno pure quando... Toccavoli amari. Tanto tutto, sanno tutto di tutti, insomma. Huawei, no... Ma parliamo di questo allora, io non capisco perché, te giuro, no, col discorso che qua stai parlando male di Huawei, vedi, no, che è successo? Un giorno, no, stavo davvero, più di una volta mi è successo questa cosa, stavo parlando con un amico mio di Andafunghi, eccetera, così, ma li conosci quelli, quell'altri, così, vabbè, parliamo 10 minuti, spengo, termino la telefonata, vado su Facebook, che non c'avevo niente da fare praticamente, vado su Facebook, la prima cosa che mi appare, corso di micologia, cioè di funghi, eccetera, partecipa, tutte notizie così. Poi, un'altra volta, uguale, che succede? Succede niente, che parlavamo addirittura di caccia con il falcone, rievocazioni storiche, così, eccetera, uguale, mi collego che a Piediluco facevano una dimostrazione, ma che ne sanno, cioè sentono quindi quello che dico, no? E poi con l'algoritmo calcolano quello che secondo loro mi può interessare, insomma, è terrificante, risvegliamoci anche in questo, così. Allora, va bene, no, per dire no, perché era sta cosa da un po' mi ci stavo a pensare, poi non ho riparlato con un amico mio proprio questa mattina presto, quindi un po' capito, mi dice certo, è normale, come è normale? Pensavo di essere paranoico io, invece è così. Allora, no, però il procione nel bosco, procione ubriaco, allora, che era successo? Praticamente... hanno beccato questo procione che si era ubriacato. Procione ubriaco ai mercatini di Natale, catturato e ucciso. Ma non so, dunque. Tutta la vicenda dell'incredibile, se non ci fossero le immagini a documentare l'accaduto. Si potrebbe pensare ad un pesce d'aprile fuori stagione, appena 6 mesi dopo. E invece è tutto vero, compreso il tragico inaspettativo che ha fatto facendo discutere animatamente il mondo animalista e non solo. La storia è ad Erfurt in Germania, accaduta in cui è apparso questo procione in mezzo ai mercatini di Natale. Però perché hanno cioè, non si fa ubriaco, se mi imbriaco vado per mercatini di Natale, mi devono sopprimere, insomma, finché non inizio a sfasciare le banche. Più che altro mi chiedo com'era ubriaco, mi chiedo.
No, infatti sì, anche quella è la prima notizia strana e comunque mi era passato di mente, perché anche gli animali bevono, oppure non so, c'era uno scolo di una birra di qualcuno che stava lì, questo è andato a pigliarlo e si è ubriacato con poco, come ha fatto, insomma, non si sa. Allora, barcollante sembrava il classico ubriaco che dopo aver fatto bisboccia cerca di trovare la via di casa. Allora hanno usato di qua, di là, il simpatico procione Brillo aveva continuato a girare in mezzo alla gente fino a quando una scarpellata si era fermata a riposare, gli era pigliata la botta di sonno, tra l'altro l'hanno fermo proprio lì, insomma. Però non c'era mai calmo, che una volta hanno liberato, insomma, un sorcio da un tombino che era rimasto incastrato, certo, dopo de fogna, però questo che è un brocione non capisco perché l'hanno ucciso. Allora come, li topi obesi li salvavamo, li brocioni sbronzino? Ma no, secondo me perché il topo era facile levarlo lì, se invece incastrava il brocione toccava risfasciare tutto il sistema fognario, sono migliaia di euro, secondo me, per andare al risparmio. Hanno fatto una commissione costi-benefici, sono taccagni, Germania, sono taccagni del Kaiser, insomma, ecco. No, ma queste sono, diciamo, un po' le notizie principali, insomma, un po' tutte brutte, un po' così oggi, un po' malinconiche, sono un po' notizie un po' malinconiche oggi, vabbè, se va a periodi, che ti dico, eccetera. Senti, no, tra un po', tra appena 10 minuti inizieranno invece Libri tra le onde, quindi io proporrei, salutiamo tutti mettendo un'ultima canzone a tua scelta. Quello che canzone italiana o straniera? Come te pare, ma ancora sta distinzione, insomma. Qualcosa di nato. Una canzone oriunda, metti una canzone oriunda. Tipo, oppure italiani che cantano in inglese o stranieri che cantano in italiano? No, intendo una canzone scritta in italiano da stranieri oppure una canzone in italiano. Ma che colpa abbiamo noi? Che l'hanno scritta i Rocks che erano inglesi cantavano in italiano. Ma io pensavo l'avessero rifatta, insomma. No, proprio loro. Sono inglesi i Rocks. Sì. Vabbè, non mi pare che sono De Montecabione, comunque, vabbè. Montecabione Terme, sì. La notte cade su di noi, la pioggia cade su di noi, la gente non sorride più, vediamo un mondo vecchio che ci sta crollando addosso ormai. Ma che colpa abbiamo noi? Sarà una bella società fondata sulla libertà, però spiegateci perché se non pensiamo come voi ci disprezzate, come mai? Ma che colpa abbiamo noi? E se noi non siamo come voi? E se noi non siamo come voi? E se noi non siamo come voi? Una ragione forse c'è. E se non la sapete voi? Oh yeah, e se non la sapete voi? Ma che colpa abbiamo noi? Oh yeah, che colpa abbiamo noi? Oh yeah, che colpa abbiamo noi? Ma che colpa abbiamo noi? Oi, oi! Devi mettere pure quella in... In italiano cantano, però sono slavi. Sì. Vabbè, ma l'avete ascoltata una, la prossima volta, la settimana prossima, natalizia. Che... Vabbè, mettiamola, poi dopo dobbiamo defluire, che abbiamo finito il nostro tempo. Thank you.
pioggia cade su di noi, la gente non sorride più, vediamo un mondo vecchio che ci sta crollando addosso mai, ma che colpa abbiamo noi? Sarà una bella società fondata sulla libertà, però spiegateci perché se non pensiamo come voi ci disprezzate, come mai? Ma che colpa abbiamo noi? Oggi è andata, lasciamo, qualcuno è già andato veramente a favolazione, gli si era proprio pigliato un buco nello stomaco. Giulio, Giulio, se parla male di te, dunque la trasmissione è finita, Giulio è andato un buco nello stomaco, un attimo a favolazione, venite a fare colazione, bla bla bla, buoni, ecco. Dolci buoni, buona cucina e gente simpatica. Avanti, allora, noi vi salutiamo che il nostro tempo a disposizione è terminato. Ora va in onda Libri tra le onde. Scusate la ripetizione, non è voluta. Ok, ciao a tutti, ciao. E a presto. Ciao.